Siete mai stati trattati veramente male da qualcuno a scuola e avete sofferto per molti anni a venire? In questo video vorrei parlare di questo argomento. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Vorrei parlare un pochino del mondo del K-pop, del bullismo e di quello che succede nelle scuole, che spesso chi è stato un bullo in passato può avere delle ripercussioni sul suo futuro da idol. Quindi sparliamo un po' di ste cose. Non riesco a capire perché in quest'ultimo periodo praticamente ovunque escono nuovi rumors su persone che sono state bullizzate da determinati idol. A destra e a sinistra praticamente tutti tirano fuori nuove accuse del fatto che sono stati maltrattati da questo codesto idol. È veramente una cosa pazzesca perché ci sono così tante accuse ovunque, cioè è allucinante. Tutto questo discorso del bullismo è praticamente scoppiato non troppo tempo fa, quando praticamente due dei top giocatori di pallavolo a livello nazionale, queste due qui, sono diventate praticamente super famosissime. Tuttavia, con la celebrità sono arrivati un sacco di rumor del fatto che sono state due bulle che se la sono presa con tantissime ragazze nei loro anni delle scuole. Quindi capito, sei al top perché sei una campionessa di pallavolo, però poi ti tirano via da quel piedistallo perché dicono che persona di merda che eri a scuola. Tutte le voci che erano state dette su queste ragazze si sono rivelate vere, tant'è che sono state escluse dal team e non parteciperanno alle prossime Olimpiadi, ammesso che ci saranno le Olimpiadi quest'anno. Quindi capite questo scandalo quanto è una cosa grave e quanto la prendono seriamente in Corea. Molte persone si sono dette: ma perché questa è un problema? Sono passati comunque diversi anni, loro si hanno comportate male a scuola, adesso sono più grandi, magari sono maturate, sono cambiate. Tuttavia, il loro team, comunque di pallavolo, ha detto che ha preso questa decisione dal momento che loro non tollerano nessuna forma di bullismo. Da questo scandalo in poi è iniziato praticamente tutta una serie di accuse a vari idol, attori, cantanti che si sarebbero comportati in modo vergognoso quando erano a scuola. Qua vi metto alcune foto di alcuni attori che hanno ricevuto queste accuse con una canzoncina simpatica sotto. Molti di loro, come questa ragazza, hanno detto che queste accuse erano false e che adesso viene attaccata solamente perché questa è famosa e quindi boh. Il problema qual è? Che con tutte queste accuse la gente non sa se tutte queste sono vere o non vere, perché se sono accuse di qua e di là ovunque a tutti, cioè chissà se è la verità o se sono soltanto magari accuse che sono state messe online per gelosia magari di questo idol. In ogni caso, per quanto riguarda il caso di Seojin, che è quello che comunque sta scoppiando di più in quest'ultimo periodo, sembrerebbe che tutte le vittime hanno delle prove del fatto che lei si sia comportata come una merda quando era a scuola, dal momento che queste persone sono andate veramente a scuola con questa ragazza. E effettivamente è quella che ne ha parlato e è proprio quella che è andata a scuola con lei. Quindi potenzialmente lei potrebbe sapere se questa ragazza si è comportata come una bulla quando era a scuola. E ha detto che praticamente ha preso lei e i suoi fratelli, lei li ha costretti a darsi degli schiaffi l'un l'altro, filmandoli, li abbia mandati in giro alle altre persone della scuola dicendo che sono praticamente dei weirdo e di non andarci vicino. Più o meno questo è quello che sono riuscito a capire. È che comunque, ragazzi, dovete anche considerare che ci sono tantissime rumor dietro a tutte queste storie, che non si sa più quali siano quelle vere o quali siano quelle finte. In ogni caso, quello che questa ragazza ha detto è che comunque si è disgustata ogni volta che la vede in TV e che lei e i suoi fratelli non vogliono assolutamente mai sentire una delle sue canzoni e che trovano assurdo che sia in quella posizione. E tra l'altro hanno anche paura che saranno denunciati a loro volta. E inoltre ci sono state altre persone che hanno detto che questa ragazza abbia rubato delle uniformi della scuola di altre studentesse, si sia presa i soldi del pranzo di altri alunni, eccetera, eccetera. E c'è stata anche una ragazza che ha detto che per colpa sua ha dovuto cambiare scuola perché non voleva più avere nulla a che fare con questa stronza, a detta sua. E hanno detto anche che è stata vista comunque fumare e ubriacarsi quando era ancora una minorenne.
E anche quest'altra idol è stata comunque accusata da molti suoi amici di vecchia data di essersi comportata malissimo in passato. E anche questa ragazza ha detto che era stata accusata di rubare i pranzi delle ragazze o buttarglieli addosso o anche tirandogli i capelli. Ma dove siamo, all'asilo? E ragazzi, questa in realtà sembrerebbe che è proprio una cosa che succede spesso in Corea. Lo dice Grace, del canale che vi lascio in descrizione. Spesso ci sono magari questa specie di dinamica che si viene a creare tra Kohai e Senpai, e il Senpai praticamente maltratta lo studente più giovane. In ogni caso, io credo che comunque queste situazioni, ogni tanto è palese che si tratta realmente di bullismo, ma spesso potrebbero essere magari soltanto una piccola disputa, o magari, che ne so, sapete, a scuola magari avete litigato con un vostro compagno, però si tratta di bullismo o solamente di vi risponde male perché gli state antipatici. Anche lì è difficile ogni tanto tratteggiare una linea sicura, specie poi se magari la vostra vita non sta andando benissimo e invece quest'idol è diventato famosissimo, adesso è pieno di soldi, magari può dar fastidio il fatto che sia in televisione ammirato da tutti, e voi che vi siete sentiti comunque un po' traditi da questo vostro amico non vi caga nessuno. Quindi secondo me a volte può anche esserci questa realtà. Quindi io, ragazzi, ogni volta che sento queste accuse di bullismo eccetera eccetera, mi piacerebbe avere l'intera storia per poter capire se si tratti realmente di bullismo o se si tratti solamente di gelosia o dispute che si hanno avuto quando si erano dei ragazzi. Voi pensate che queste magari fine di un'amicizia sia necessariamente bullismo, o magari siano cose che potrebbero essere dimenticate e non dovrebbero sollevare una controversia? Io penso davvero che dipenda dal caso, e ogni volta che ci sono queste situazioni spererei che ci fossero più prove. Ma se magari 10 studenti si fanno avanti contro un idol di quella scuola, probabilmente il bullismo è avvenuto, se ci sono prove che è stato fatto. Devo dire però che a volte è difficile anche denunciare un fatto di bullismo, quindi è difficile anche collezionare prove. In ogni caso, tirare i capelli o rubare i soldi a un altro compagno sono comportamenti inaccettabili, quello non è ok per niente. Soprattutto torturare una persona mentalmente, anche quello non è assolutamente un comportamento ok, e spesso ci sono questi senpai che lo fanno ai loro kohai, sembrerebbe. Una delle grandi differenze però che mi ha fatto pensare, che ha fatto notare questa Grace nel suo video, è che in America puoi usare comunque la race car quando ci sono quei bullismi, mentre in Corea il 99% degli studenti sono di etnia coreana, quindi non si tratta di casi di bullismo dovuti a una diversa etnia magari o gruppo sociale a cui si appartiene. Ma in America sembrerebbe che, come anche dice appunto la stessa Grace, che questo era principale problema del razzismo che veniva a svilupparsi e di queste dinamiche di bullismo. Lei ha detto che più volte era stata comunque additata o comunque veniva chiamata nomi strani, o magari le veniva fatto quel simpatico gesto degli occhi del quale comunque Striscia la Notizia non vuol prendersi nessuna responsabilità, e ha detto che comunque quel comportamento razzismo l'ha fatta stare veramente male, si ritrovava comunque a piangere da sola, aveva difficoltà a fare amici proprio per questo atteggiamento e questa dinamica che si era venuta a creare, e ha detto che questa è stata una delle più grandi torture mentali che ha dovuto subire come asiatica. Ha detto che la maggior parte delle volte cercava di tenerlo per sé stessa, però magari stava attraversando un corridoio e la gente la chiamava con dei nomignoli, o magari andavano a mettere in giro voci su di lei, di non essere amici con lei perché si comportava in un certo modo eccetera eccetera. Cioè veramente una cosa terribile. E se ragazze subite del bullismo da giovani, molto spesso questo bullismo che avete subito finirà per tormentarvi anche molto spesso negli anni a venire. Cioè io conosco comunque gente che è stata bullizzata magari negli anni delle scuole, che ancora ha comunque delle ferite, perché ok, sì, la scuola finisce, diventi più grande, riesci a prendere le cose in modo magari più razionale e meno emotivo, però comunque quel dolore che hai provato in passato a scuola, se hai subito del bullismo, resta. Ragazzi, il bullismo non dovrebbe mai essere tollerato in nessuna circostanza. Secondo me le persone che hanno commesso del bullismo o che si comportano come bulli dovrebbero subire delle conseguenze. Dovrebbero vergognarsi di quello che hanno fatto in passato se non l'hanno fatto prima, e dovrebbero scusarsi alla persona con cui si sono comportati in questo modo. Assolutamente, assolutamente sì. Ma allo stesso modo, penso che queste persone possano essere perdonate? Io penso di sì. Se la persona si è veramente pentita, secondo me fa anche parte del tuo healing process, cioè anche per me, per farmi sentire meglio, o comunque la persona che ha subito bullismo
Secondo me anche il perdonare la persona che ti ha trattato così male è un modo come chiudere un capitolo e andare avanti. È un'occasione per poter crescere sia per la persona che si è comportata da bulla che per la persona che lo ha subito. E sinceramente però questi idol secondo me non dovrebbero scusarsi ai loro fan, ma dovrebbero scusarsi proprio ai diretti interessati con cui si sono comportati di merda, sinceramente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vorrei sapere che cosa ne pensate anche voi di tutto questo discorso. Secondo voi sarebbe giusto che queste persone venissero perdonate? Le persone che hanno fatto del bullismo non dovrebbero essere nella posizione di diventare degli idol? Detto questo, io vorrei dire un'ultima cosa: quando comunque in internet si vedono che c'è magari un determinato idol che si è comportato male, andiamo prima a ispezionare cosa è realmente successo, perché è veramente facile in questo momento creare delle narrative e spargere su internet delle informazioni false su determinate persone per cercare di buttarle giù, magari per la semplice gelosia o altro. È successo in realtà anche con me, vi ricordate il mio video sulla cancel culture? Quindi ragazzi, la gente triste e un po' disperata c'è ovunque, quindi fregatevene. Questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!